Ok, è stata una traversata molto dura perché abbiamo avuto una prima parte con una meteorologia direi abbastanza pesante, abbiamo avuto 7-8 depressioni una dietro l'altra, insomma delle condizioni meteo piuttosto dure che hanno messo a dura prova gli equipaggi e le barche, però insomma è stata una bellissima traversata. E ti immagino. Ma diciamo che noi abbiamo fatto un'opzione nord in Atlantico, siamo arrivati diciamo negli Alisei posizionati un po' tanto a nord rispetto a Tanguy e a Bruno Jourdain, eccetera. E ci siamo riposizionati bene, solo che proprio in quei giorni lì abbiamo rotto lo strallo, questo ci ha penalizzato molto perché non siamo riusciti a scendere abbastanza. E quindi ci siamo ritrovati vicinissimi con Bruno Jourdain e Bernard Stamm che non ci hanno più lasciati fino all'arrivo. Tanguy ha fatto una rotta più sud, è riuscito a prendere meno vento e a fare una rotta molto, molto efficace che gli è andata molto bene perché è arrivato nel momento giusto a sud quando poi l'Aliseo si è stabilito e quindi aveva una posizione di vantaggio che gli ha dato poi il vantaggio che si è portato fino all'arrivo.